Sì. E buon Natale! E buon Natale a tutti voi! E... Alexa, accendi il Natale! Ciao amici! Ho due macchine fotografiche, una nuova proprio da parte di Sony e l'altra la mia, la solita. Oggi cosa facciamo? Facciamo le decorazioni natalizie. Infatti siamo qui insieme a Cesca e decoreremo tutta casa nostra. Come avete visto dagli scorsi video, infatti ho fatto uno scherzo epico a Cesca e abbiamo tenuto un po' di palloncini bianchi e rossi proprio per essere un po' in tema natalizio, e in più nei giorni scorsi abbiamo fatto anche una challenge, 50 euro challenge di decorazioni natalizie da Tiger. Infatti qua ci sono tutte le nostre cose che abbiamo comprato, e poi lì ci sono due sacchetti con dentro un sacco di decorazioni che avevamo anche per gli scorsi anni. Oggi decoreremo tutto il nostro salotto e voi ci accompagnerete in questa magica avventura. Intanto Francesca ha comprato questo, che è la cosa più inutile di questo mondo, coso che dondola alla luce solare, ma abbiamo appurato che alla luce solare in realtà non funziona, penso che sia rotto in partenza, ma questa è un'altra storia. Insieme alle decorazioni natalizie avevo comprato anche questo magico cappellino, ma dato che è una piccola rennina ho bisogno di voi, ovvero commentate qua sotto un nome da dare a questa magica renna, così almeno avrà anche lei un nome. Oh sì sì. E che dire, cominciamo. Ma cosa si comincia? Prima l'albero. Facciamo prima l'albero e poi decoriamo tutto il resto. Vedi, sì. Tra l'altro Xiaomi ci ha anche mandato le lucine, queste qua LED, da utilizzare sempre per decorare tutto. Quindi partiamo dall'albero, lo mettiamo in quell'angolo. Ci sta, poverina Alexa sarà insieme al nostro albero. Beh. Come dire, abbiamo già l'albero. Beh, appendiamo questo. Poteva andare peggio, dai. Lo ricordavo così brutto, poverino. Neanche io. Okay, vabbè, dai, non è. Cioè, a parte, ricordo 3,50 euro dai cinesi qua sotto. A 3,50 euro? Secondo me a 5 non ci siamo arrivate con questo. Potremmo quasi prenderne un altro poi. Ah, dai. No, vabbè, questo qua è carino, però. Commentate qua sotto un nome per l'albero. Vabbè, dai, però. Guarda che già. Altra cosa, eh. Guarda che... Che cosa mi rappresenta la stella di Natale, forse? Sì. Vai tu? Beh, guardate, è un signor albero, comunque. E cosa potremmo fare, tipo, le lucine le mettiamo qua e poi le altre le arrotoliamo tutte intorno qua? Bello. Che vanno su. Brava! Io non so come dire. Guarda, qua al posto della stella di Natale ci mettiamo il barboncino di Natale. Che scoppia come minimo. Guarda, ma ce l'abbiamo la stella, top! No! All'ultimo. E prima cosa si mettono le luci, poi questi e poi tutte le palline. Sì, quello secondo me lo mettevamo in giro, non tanto sull'albero, sì. Però abbiamo optato per le lucine bianche, perché comunque bianche in giro abbiamo già quelle lì. Poi almeno abbiamo tutte le palline colorate sull'albero e le lucine appunto le mettiamo bianche. Beh, questo l'ho detto io, quindi mi dico sì, brava, infatti, da sola. Brava. E possiamo anche decidere di mettere tot colori, perché qua ce ne sono un botto. Rosso e argento, oppure rosso, argento e verde. Oh, vai, vai. Bello. Sì, dai, abbiamo avuto una buona idea. Anche perché sennò poi viene una cozzaglia di roba. Esatto, poi fa schifo. Ok, allora Francesca ha iniziato a mettere qualche pallina. Abbiamo deciso di fare appunto quei colori lì, meno con queste decorazioni che abbiamo preso da Tiger. E poi tutte le altre decorazioni che abbiamo, ovviamente le metteremo in giro per la casa, soprattutto le lucine natalizie, che non vedo l'ora di utilizzare. Non vedo l'ora di installare e vedere come funziona. Alexa, metti musica natalizia. Non ho trovato brani di musica natalizia. Sei scema. What? Metti canzoni di Natale. La Flor c'è qui, la radio HD da Tunisia. La Marte mi cuesta la cosa. Tieni, no? Alexa, metti una playlist di Natale. Ma no, si mi cielo si gena. A few moments later. Allora, questo è dove siamo arrivati finora. Era già un bel risultato, no? Sì, molto, molto, molto. E ora mettiamo queste ultime decorazioni, che sono sempre quelle che abbiamo preso da Tiger. Mi piacevano tanto, ma guardale. Sono bellissime. Ma guardale. Sono proprio cuccioli. Ehi, troppo pieno. Bello il pupazzino di neve. Raga, devo dire però, bello bello, vero? State proprio brave. Ma soprattutto, cosa ce ne facciamo di queste? Lascia stare. Mettiamo la stella? Vai. Ho questo onore? Vado. Non va più giù di così.
nonno. Ah, mi ricordo come facevamo, mi ricordo come facevamo. Ah, brava. Sì. E buon Natale. E buon Natale a tutti voi. Ma Stella fu così dritta, ragazzi, ma di che stiamo parlando? Bello. Ma che cos'è se non un oggetto di design? Vabbè, oh, quanto siamo brave, batti five. Non siamo... Dai, ok, ok, lo piazziamo lì. Vai, vai. Ehi, okay. Che carino. Che bello. Guarda, così. No, non sulla caldaia. No. Guarda, ma su, cioè, come se non ci fosse, lasciala lì. Ma non abbiamo fatto una cosa fondamentale. Abbiamo acceso le candele. Oddio, è vero. Andiamole subito. Vai. Soprattutto questo. Che cosa è? Bello. Sì. E è subito Christmas. Andiamolo da qualche parte di sensato. No, oh, all'ingresso, così la gente appena arriva sentirà questo spirito natalizio. Poi un'altra cosa natalizia che da domani utilizzeremo sarà la tazza natalizia. Questa la metto subito lì insieme alla tazza di Francesca, che è questa, che è bellissima con il coperchio. Staiela lu però, ma non diteglielo. Metteremo direttamente lì, così le mettiamo belle in mostra. Intanto Francesca ha fatto questa composizione postmoderna. Ha messo le pigne con la stella, poi ho acceso le candele, il pupazzino, la stellina, buon Natale, altre stelline e altre cose. E abbiamo il calendario dell'avvento qui. Lo utilissimo. Che sì, che saluta con la luce del sole che arriva lì proprio direttamente. Candela accesa, ora bisogna capire dove me. Oddio, mi sono sporcata con la cenere. Questa ho deciso che la metterò al posto di questa. Dato che questa per ora non è natalizia, tolgo questa e ci metto questa. Momento della grande J. Praticamente Francesca ha comprato questo su... Ma è gigantesco, pensavo fosse molto più piccolo. Adesso bisogna gonfiarlo. Sì, ci metti la cannuccia dentro. Ci vediamo tra 6 ore più o meno. Serena è furba e ha trovato un metodo migliore. Altrimenti ci avremmo messo 46 anni. Grande. Bello. Ma guarda. Oddio, un acquisto. Oddio. Meraviglioso. Da decorare anche questa parte. Carino? Bello, ci piace. Approved. Ah, qua intanto ho fatto questo mini presepe con le due candeline. Ora non resta che mettere le lucine da tutte le parti, poi metteremo anche queste da qualche parte. Mettiamo queste, che così le facciamo colorare tutte natalizie. 2000 years later. Francesca ha messo tutte le lucine sul lampadario ed è venuto super bene. Adesso sto cercando di collegare le lucine di Xiaomi ad Alexa, così facciamo accendere tutto a lei. Direi che siamo a buon punto, mancano solo quelle lucine, collegare e mettere qualche palloncino in giro, poi siamo più o meno a buon punto. Sembra che stia venendo molto molto bene. Ditemi voi se secondo voi è venuta bene, se vi piace, commentate e ditemi se piace, cosa non vi piace, cosa dovremmo cambiare, o dateci idee su cosa potremmo aggiungere, cosa potremmo togliere, così almeno faremo nei prossimi giorni. One eternity later. Raga, ce l'ho fatta. Vi sto per far vedere una cosa spaziale. Pronti? Alexa, accendi il Natale. Oh, che figata! È diventato rosso anche quello. Quella diventa rossa e quella diventa rossa, così è tutto in tema natalizio. Che bello! Che carino! Ciao! Bello! Che bello! Figo, molto bello, vero? Molto, molto, molto bello. Sembra più un parco luci piuttosto che una casa, ma è una figata assurda. Allora, qui ho messo anche tutte le lucine per specchiarsi. Hello! Mancano tutti i palloncini, però adesso non ho tantissimo tempo, quindi non so quando li attaccherò, ma al massimo li attacco stasera. Raga, bello, però. Quanto è carino, è venuto un sacco bene. Dovete darmi un voto da 1 a 10 qua sotto nei commenti. Qua abbiamo il nostro coso, tutte le candeline, il presepino, l'altra candelina, poi ci sono tipo palline sparse in giro, ma l'ambaradan maggiore è qui, e anche qui devo dire, anche questo angolo è molto carino quando entri. Questi quadri non so dove li metteremo, ma ci troveremo un posto. Sono molto soddisfatta, devo dire, non pensavo sarebbe venuto così bene, e invece assolutamente sì. Li metto! Happy Christmas, I give you my heart. Li ho messi molto a fatica qui. Sono orribili, non si vedono, ma meglio di niente. Ok, devo andare a un aperitivo, quindi volo. Ma quanto è carino. Ok, basta, la pianto. Poi, raga, avete ancora tipo 2 giorni per prendere le felpe natalizie e le tazze natalizie. Sono anche quelle magiche che cambiano colore, quindi sono fighissime. Vi lascio qua sotto il link in descrizione, mi raccomando, perché sennò non riuscite più a prenderle e non vi arrivano entro Natale.